lavando i piatti? Sì, brava! Allora, siamo tornati a casa e sto preparando la cena. Abbiamo fatto tutte le commissioni, poi vi faccio vedere. E sono andata a preparare questi involtini di pollo con pancetta e salvia che ho preso all'Eurospin. Li ho messi nell'air fryer e adesso li faccio andare a 180 gradi per 25 minuti e poi vedo. Tramite Alexa mi faccio se è accesa, ma mi sa di no, mi faccio mettere comunque un timer, così a metà li vado a rigirare e basta. E intanto vado a preparare i miei straccetti di soia, che sono già qui, con una confezione di quei funghi trifolati che ho preso al Lidl. Ecco. Allora, praticamente è tutto pronto, mancano solo le patate. Ho fatto queste qui, le croco magie, queste qui con la forma di testa di topolino, e le ho messe ovviamente nell'air fryer. Qui ci sono i rotolini di pollo, qui c'è i miei straccetti con i funghi, e mangerò anche due patate, e qui ci sono le melanzane che ho fatto col pomodoro. E stanno ancora andando un pochino e basta. Adesso vi faccio vedere le crocco magie qui, sono molto carine. E basta, questa qui è la nostra cena. Adesso prepariamo il tavolo e ci mettiamo a tavola e basta. E noi ci vediamo domani mattina. Ciao. Allora, qui ci sono i libri di Gabriele che sono andata a ritirare oggi. Giù, ma che ne so? Sono di stato. Ma cosa ne so? Questo qui è quello per Giorgia. Non ho capito ancora che materia sia, sinceramente, ma va bene uguale. Qui ci sono invece quelli di Sabrina e la cartolibreria, dove la rappresentante di classe ha ordinato quelli di Sabrina in regalo. Oggi combina guai, ci ha dato questa sacca. E poi qui invece c'è la Coca-Cola che ho preso gratis al Lidl. E basta, questo qui è tutto. E adesso ci vediamo domani. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì, meno male, manca solo più un giorno per la settimana è finita, sabato si dorme. Io ho appena accompagnato Gabriele e adesso torno a casa perché tra mezz'oretta arriva l'imbianchino. E abbiamo già spostato, ho spostato già con l'aiuto di Manuel e Giorgia le cose dalla cameretta, i letti, gli altri li abbiamo ribaltati in modo che lui poi può mettere il telo e a posto. Mi sono data anche una lavata ai capelli stamattina perché non ce la facevano più, poverini.
erano zozzi, zozzi, zozzi. Solo che adesso mi stanno che sembra un leone. E quindi, vabbè. Niente, adesso andiamo a casa. Stamattina molto probabilmente stirerò, ne ho una voglia. Però visto che è un po' nuvolo, è la giornata ideale. Poi tanto devo stirare. Ho veramente tantissima, tantissima roba da stirare. E poi oggi pomeriggio devo portare Giada a ginnastica artistica. E intanto dobbiamo portare di nuovo gli occhiali di Manuel, perché ieri hanno provato a incollarglieli, ma ieri sera a cena ha fatto per levarseli e si è staccata di nuovo l'asta, e quindi gliela devono proprio cambiare. E poi mi sembra basta, che non devo andare solamente lì. E allora ho pensato, se non piove magari si gira, che è un po' più bello, ma anche se rimane così, basta che non piove, ci parcheggiamo, lasciamo già la ginnastica artistica e poi noi andiamo a piedi, perché fa così, ancora non fa freddo, quindi ok, e basta, adesso vado a casa appunto e poi inizio a fare qualcosa. Devo dare una pulita al bagno, così generale di tutti i giorni, diciamo, perché è ancora in ordine, perché mamma sta passando e quando vede qualcosa fuori posto lo rimette a posto, perché sennò sarebbe già di nuovo un caso. E poi devo fare una lavastoviglie, perché ieri ne abbiamo fatta solo una, ma poi siamo andati a dormire presto, alle 10:30 eravamo già tutti nel letto, ma perché le bambine devono, cioè stamattina si dovevano alzare perché appunto viene l'imbianchino, quindi siamo andati a dormire presto e boh. Oh mio micio, vai micio, e boh, il micio che dai vai, sta sempre in mezzo, prima o poi si fa schiacciare, ve lo dico. Ok, va bene, quindi ci aggiorniamo dopo. Ciao. Allora, come prima esperimento di pianta, visto che ho l'avocado, abbiamo deciso di provare a non a piantarlo, nel senso di farlo germogliare, vediamo se riusciamo a far crescere la pianta. Ho trovato un video su YouTube, ce ne sono tantissimi, quello che seguo io, vi lascio il nome del canale qui, così almeno se vi interessa potete andare anche voi. E niente, quindi adesso vado a procedere, poi quando ho finito, perché devo guardare il video, se no non so come fare, quando ho finito poi vi dico i passaggi che ho fatto. E mano a mano nei video che verranno vi farò vedere come andrà con questo seme di avocado. Vediamo se ce la facciamo, se Lucrezia e Luca mi hanno contagiato e mi hanno lanciato un po' del loro pollice verde. Proviamo. Allora, in pratica, vabbè, qui l'ho un po' beccato. Comunque, bisogna sbucciarlo dalla pellicina che c'è sopra marrone, poi piantare, prima lavarlo, poi sbucciarlo, poi piantare questi stuzzichini così e poi metterlo in un bicchiere o in un contenitore, messo così con l'acqua che arriva a toccare il sederino. E bisogna lasciarlo lì. Piano piano vedremo che dopo qualche giorno sotto si apre, si spacca, quindi vediamo se ci riesce. Intanto ho altri tre avocado e quindi proveremo anche con quelli là. Uno su quattro, speriamo che venga.
adesso dobbiamo solo aspettare. Siamo fermi al semaforo e abbiamo visto che c'è un timer che conta il tempo, penso prima che venga di nuovo verde. Sì. Ah, wow. Adesso dura 15. E sta aperto per 15 minuti. Andiamo allora, stiamo a fare, a vedere se fanno il vaccino a Giorgia, il secondo. C'è anche Giada. Sabrina. E ma vai! Va bene. Spostati però, scusa, mi metti da una testata. Ecco. E via. E niente. E poi vi racconterò, perché ieri ci sono delle novità per quanto riguarda anche Giorgia, gli orari e tutto. E dopo poi vi racconto. Vi racconto. Oddio quanta gente. Non so quando ne usciremo, sempre se glielo fanno. Incrociamo le dita. Eccoci. Allora, siamo usciti. Giorgia per il momento sta bene. E quindi boh, adesso andiamo a vedere se sono arrivati degli altri libri che mi ha detto che li dovevano arrivare, e poi andiamo e intanto prendiamo la focaccia e poi mi sono fatta dare il foglio per fare la tessera a Giorgia per il pullman, tesserino di riconoscimento, che veniamo però a fare giù domani mattina, che è sabato perché oggi è venerdì, perché c'è da fare la fotocopia della carta d'identità di Giorgia e io non me lo ricordavo, quindi non l'ho fatta. E poi e basta, sostanzialmente per quel motivo. Quindi niente, adesso volevo aggiornarvi un attimino mentre vado a ritirare i libri. Ho sbagliato, dovevo andare di là. Volevo aggiornarvi su ieri praticamente siamo scesi, hanno dovuto cambiare la stecca Manuel perché attaccandogliela si è staccata di nuovo, però gliela dovuta mettere diversa perché non ne aveva altre che si adattavano. Guarda lì, Nicole. Quindi quindi tra 10 giorni mi ha detto che lì riparte la promozione, che con 50 euro prendiamo sia montatura che lenti nuove, e allora cambierà gli occhiali, perché purtroppo cioè non può, e tanto comunque abbiamo visto alle lenti un po' rigate, poi comunque non può andare con questa montatura così per tanto tempo, ecco. Quindi tra 10 giorni li cambia. Poi c'è stata la riunione di Giorgia dell'artistico, e praticamente lunedì inizia alle 8.45, lo fanno apposta perché così le possono accogliere le prime classi in tranquillità, e li fanno vedere bene il percorso che devono fare, li fanno vedere un po' anche come la scuola. Stavo per investire delle persone, non è vero, stavo scherzando però. Cosa mi puoi guardare? E niente, Sabri! Cosa vuoi? Magari tutti che girano di qui e niente, quindi mi va bene, ci va bene, perché ma Giorgia, cioè no, perché così i bambini entrano in orari diversi e riusciamo, scusa, non ho messo la freccia, entrano in orari scaglionati e quindi riusciamo a portarli tutti senza dividerci, e così riesco ad accompagnare anche io Giorgia, e quindi sono contenta, perché Manuel l'anno scorso non ero riuscita a portare, cioè sì, al mattino l'aveva portato Maurizio, poi non avevamo letto l'email che invece lui iniziava, faceva il pomeriggio, e quindi poi alla fine al pomeriggio l'abbiamo portato e ero riuscita ad accompagnarlo anche io, e perciò, però vabbè, riusciamo quindi ad accompagnarla a tutti, cioè tutti, no, io e Maurizio, perché loro sono a scuola, e Pia anche ci sarà, e niente, poi d'altro, vabbè, poi ci hanno detto come sarà, che faranno gli intervalli, che fanno anche i pomeriggi,
che fanno anche i pomeriggi, farà due pomeriggi Giorgia, il lunedì e il mercoledì. Il lunedì uscirà alle 16.30 e invece il mercoledì uscirà alle 15.30. Con il pullman ho visto ieri gli orari, siamo a posto perché ci sono tutti tranquillamente. L'uscita del pomeridiana, cioè dell'una diciamo, sarà alle 12.45 e quindi però iniziano le lezioni alle 7.45. Però diciamo che è perfetto sia per l'orario del bus al mattino, hanno tutto il tempo per arrivare a scuola senza dover correre, e anche quando escono a mezzogiorno e 45 hanno poi il pullman all'1:15, quindi hanno mezz'ora per riuscire ad arrivare alla fermata dell'autobus, che più o meno ci vanno 10 minuti camminando un po' più svelti, 15 camminando un po' più piano, e poi vabbè, se ti fermi magari a parlare 2 minuti comunque ce la fai. Questa cosa va benissimo, così almeno loro sono tranquilli. Poi anche per Manuel, vabbè, gli orari sono gli stessi. Adesso per Giorgia mi sembra che non ci hanno detto più niente, ci hanno presentato i professori e basta. E niente, io ho anche fatto questo pezzo appunto proprio per aggiornarvi. Volevo anche aggiornarvi sul fattore casa. Dunque, un imbianchino, alla fine l'imbianchino l'ho trovato, è venuto uno ma ha capito, cioè, ha visto che non era capace a fare il lavoro che mi serviva, quindi niente, ne è venuto un altro e viene lunedì. Mi sembra una persona molto seria e viene lunedì e appunto per fare la camera delle bambine. Purtroppo il mio intento di finire tutto prima dell'inizio della scuola è andato in fumo, come avete visto, però lui è uno molto svelto e quindi che sa fare il suo lavoro, quindi dovremmo riuscire in un tempo ragionevole a fare, oh Maria Santissima, oggi è mercato, a fare tutto. E niente, adesso lunedì viene, così inizia a fare la camera delle bambine e buon, qui non c'è un parcheggio perché oggi è mercato, figurati, come spararsi nella testa. Non posso andare a vedere io un attimo? Sì, ok, vado a vedere poi se scendo io, altrimenti niente. E niente, quindi vi volevo dire appunto che tu puoi andare là intanto se voglia, se ti senti bene. Non vuole rialzare. Giorgia, se no vengo con te. Possiamo andarci tutti insieme. Non posso perdere la macchina qui. Vabbè. Sì, amore, sì. Sì, guarda, qui allora, i soldi. Giorgia e Giada sono andate a prendere la focaccia e Sabrina è andata avanti mini in cartolibreria. Mando sempre lei a chiedere se sono arrivati i libri e poi se sono arrivati scendo e vado a fare tutta l'altra fila io, altrimenti non scendo. E poi anche perché ho ancora... Cosa c'è, amore? Sono andate a prendere la focaccia Giorgia e Giada. Comunque vi volevo dire appunto, non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo prima, che avrà questi due rientri forse. Vabbè, comunque, dell'imbianchino, ce l'ho fatta, è rimasta insieme alle idee e quindi viene lunedì, perciò iniziamo a fare la camera delle bambine, che tanto poi ci sarà da farne vicino perché c'è da pulirla tutta sopra, perché il mobile è veramente in uno stato pietoso, quindi una volta che ho sistemato la camera ovviamente non potrò filmare perché comunque lo sta facendo lui, ma appena è pronta comunque mentre puliamo vi farò vedere e intanto vi farò vedere perché forse facciamo una piccola cosa in più, diciamo, invece di essere tutta bianca la camera avrà una parete colorata, ma perché dobbiamo andare a nascondere un difetto. Comunque a parte questo
E poi comunque quando metteremo a posto vi farò vedere, così almeno le bambine poi si sistemano i loro libri e tutte quante le cose e siamo a posto. E niente, io approfitto un attimino di questo silenzio per salutarvi, ringraziarvi se avete visto questo vlog fino a qui. E bisognerà, dovremo poi anche metterci sotto e iniziare a preparare le bomboniere, perché sennò qui il giorno della festa arriva, le bomboniere non sono ancora pronte. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, ricordatevi la campanellina e noi ci vediamo, oggi è venerdì, il prossimo video lo vedrete lunedì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Vi mando un bacione, ciao! Ciao.